Buongiorno carissimi, ben ritrovati. Come promesso, volevo questa mattina spiegarvi il segnalibro che vi ho fatto vedere ieri nel commento alla parola di Dio. Eccolo qui. Allora, questo segnalibro ha come sfondo la parola Cristo. La parola Cristo in greco si scrive così: Christos. Se noi andiamo a prendere le prime due lettere di questa parola, quindi la chi e la ro, e andiamo un pochettino a lavorarci, a combinarle insieme, andiamo a formare il monogramma di Cristo che spesse volte abbiamo visto all'interno delle chiese o ancora di più dipinto sul cielo pasquale. Il monogramma di Cristo è il seguente. Vedete? La chi e la ro. Ora, se andiamo a girare di 90 gradi la chi, andiamo a formare quest'altro monogramma, sempre di Cristo, che riusciamo sempre a trovare nelle chiese oppure anche disegnato sul cielo pasquale. È il seguente, vedete? La chi combacia con il piede della ro e quindi forma una croce. Riusciamo quindi a vederlo in maniera molto più nitida qui. Vedete? C'è la P. Quindi la ro e la chi. Quindi questo è il monogramma di Cristo. All'interno di questo monogramma troviamo le tre V, via, verità e vita, e la lunetta di sotto sta a indicare una barca, un simbolo della barca. Quindi la Chiesa è chiamata ad annunciare Cristo che è via, verità e vita. Oh, questo è un po' la spiegazione di questo simbolo, di questo segnalibro che ieri ho utilizzato per il commento alla parola di Dio. Anche noi chiamati ad annunciare Cristo, via, verità e vita. Buona giornata a tutti.